Ma che sto facendo? Raga, vi giuro, non ero io. Che cosa sta succedendo in sta cavolo di casa? Raga, avete visto? Segno della croce e vado in chiesa domani. Ciao ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, mi sono svegliato in realtà da relativamente poco e come l'ultima volta mi sto ancora riprendendo. Per cui sì, benvenuti in questo nuovo episodio di mi riprendo mentre dormo e allo stesso tempo mi cago in mano. Sì, si chiamerà così d'ora in poi. Allora, non ho visto ancora nulla, mi sono limitato a passare tutti quanti i file, però sono sicuro che per l'ennesima volta è successo un casino. Non vorrei scoprirlo però... Eccoci qua, l'idiota in persona che deve andare a guardare cose che sicuramente lo traumatizzeranno ancora di più, orca vacca. Mi gira la testa da morire. Allora, tanto per la cronaca, in realtà non è che ogni volta mi registro e casualmente succede sempre qualcosa. Ho provato a registrarmi per tipo un'intera settimana dove non è capitato un culo. Allora, io adesso sto scherzando, ma credo che poi dopo, raga, non scherzerò più, anche perché... Di nuovo, quello che è successo mi ha svegliato. Per cui, già l'ultima volta avete visto, no? Preparatevi, anzi, mi preparo con voi perché in realtà mi sto già cagando in mano. E direi di iniziare subito con questo nuovo episodio incredibile. Incredibile, un pene. Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua. Ovviamente il saluto iniziale non può mai mancare, fa parte ormai di... E mi gratto il culo. Cioè, proprio veramente uno scimpanzé. È bello che lo sapevo e di essere ripreso. Ormai per me non ci sono più speranze, raga. Sistemiamoci i capelli, che giustamente è la prima cosa che bisogna fare quando ci si mette a letto. Vai. Mezz'ora solo per prendere le coperte e mettermele addosso. Fantastico. Occhi inquietanti. Sì, non vi sto mandando a quel paese, non è il dito medio. Sto facendo così, tipo speriamo di non morire nella notte. Come potete notare, io mi sto già rilassando come le bestie. In realtà ero abbastanza stanco, non so neanche perché mi addormento dopo che mangio un po' di pasta. C'ho il metabolismo di una rana. Senza perderci in chiacchiere, andrei direttamente al primo punto che mi è stato segnalato dalla telecamera, che è 2 ore 20 minuti e 45 secondi. Sono curioso, raga, vi dico la verità. L'ultima volta abbiamo visto movimenti strani, di tutto e di più, quindi vediamo un po' cosa succede qua. Ok? Non è... Raga, io credo di avere seri problemi. Mi gratto veramente come un babbuino. Mi scaccolo, mi gratto le ascelle e la faccia. Ma come faccio ad avere ancora la pelle integra? Non è possibile. Quindi, il primo movimento rilevato sono io che mi gratto. Che strano, non l'avrei mai detto. Ah, sì! Prima che lo scriviate nei commenti, in realtà, nella porta, c'è effettivamente una manata. Però, come potete vedere, c'è già. In realtà, non so quando è uscita fuori. Non lo voglio sapere, va bene così. Ma passiamo invece al prossimo punto, che è a 2 ore, 22 minuti e 45 secondi. Raga, a sto punto mi viene da pensare che adesso o mi giro o mi gratto di nuovo. Quotatissima come cosa. Vediamo. Ok. Vabbè, stavo facendo stretching. Ragazzi, si sa che quando uno va a dormire, i muscoli possono subire dei problemi, soprattutto se sto in sta posizione. Quindi lo stretching è più che azzeccato, no? Oh, oh. E passiamo al prossimo punto. 2 ore, 24 minuti e 17 secondi. Giustamente, tanto il video fa già cagare, quindi mettiamoci anche un rotto di mezzo completamente a caso. Vediamo cosa succede, ragazzi. Altra grattatina? Altro spostamento strano del braccio? Potrebbe succedere di tutto. Basta che non arriva... Vabbè, ma io stavo scherzando, ma che co... Beh, oh, perfetto! Ragazzi, però vedete, quando vedo ste cose mi viene da pensare che schifo sono io, che essere umano triste. Allora, mi si è mosso il braccio in un modo assurdo, non so come non si sia spezzato, tra l'altro. Ho aperto gli occhi della serie che mi sono quindi reso conto che c'era un movimento di troppo. Cioè, mi viene da pensare tipo che un'entità me l'abbia preso e alzato, raga. Quando vedo ste cose... No, non è normale! Raga, per quanto io possa essere... nervoso nel sonno. Cos'era quella roba? Prossimo punto. 2 ore, 25 minuti e 50 secondi. Oh, raga, a sto punto qualsiasi cosa sarà inquietante. Guardate finora che cosa schifo è successo. Peggio di così non lo so. Raga, sono diventato una capra. Mi viene da ridere, ma più o meno, raga, ma è terribile. Ma perché faccio così? Ma co... Ma che c'ha la bocca secca? Guarda che movimento! Grattatina, ovviamente!
Non me ne ero accorto. Mi devo sempre grattare. Può succedere di tutto. Terremoti, cataclismi, ma la grattatina non può mancare. Io non ho parole. Di notte inizio a prendere iniziative. Mi muovo. Forse per... mi manca il respiro. C'ho il naso così grosso, però a quanto pare non entra abbastanza aria. Adesso schippiamo un attimo. Ragazzi, non vi sto prendendo... Guardate che roba. Sono stato tipo 40 minuti fermo così. Però la gamba l'ho messa giù. Attenzione, passi avanti, eh. Ma passiamo al prossimo punto, che è a 2 ore, 50 minuti e 5 secondi. Vediamo. Raga, mi sto scaccolando. Ma cosa? Mi sono scaccolato. Io non ci posso credere. Mi sono scaccolato tanti. Avevo una caccola grossa quanto un mouse. Volevo toglierla. 2 ore, 51 minuti e 30 secondi. Vediamo. Con calma, voglio dire. Ok, dovrebbe arrivare adesso. Va bene. Ok. Mi sono finalmente girato. Mi sistemo i capelli a caso. Mi sono grattato il deretano tantissimo. Vabbè, giustamente. Ok, mi sono messo quindi di lato. Sembra effettivamente che io sia sereno, no? Prima di guardarmi così sembra che veramente sto per morire. E si passa a 2 ore, 57 minuti e 20 secondi. Tanto voglio dire. Ho visto già di tutto e di più. Soprattutto io che mi scaccolo, non deve essere stato il massimo. Dai però! Sì, però se mi dai dei tempi e poi non succede nulla, mi prendi... Non è successo niente qua. Stavo scherzando. Raga, mi sono grattato più volte qui che... Oh, raga! No, sta cosa... Oh mio Dio! Raga, mi sono bloccato! Allora, o mi sono rotto la spalla tantissimo... Perché sono rimasto così? Oh mio... No, vabbè, raga, questo è orribile però, eh. No, vi giuro, sembra che ci sia qualcuno che mi sta tenendo... Raga, sono rimasto tipo 10 secondi fermo immobile con la... Questa... Ma chi dorme più? No, guardate i movimenti, raga, sono del tutto innaturali. Prima l'altro braccio, adesso questo, ma la cosa orribile è che rimango così. E non me ne rendo neanche conto. No, raga, c'è qualcuno che mi sta tenendo tantissimo dal polso, eh. Ma che posizione? Avete mai visto qualcuno che durante la notte fa così? Ma cosa sto facendo? Sto alzando la mano per rispondere a una domanda. Raga. Mi gratto di nuovo, per forza. Poi, come se nulla fosse, torno a... Raga, io sti video vi giuro, cerco di sdrammatizzare ma mi cago in mano in realtà, guardate che roba. Non importa, mi direte voi la vostra, raga. Non voglio neanche farmi più troppe domande perché vi giuro c'ho un'ansia addosso che sto per morire. Passiamo direttamente a 3 ore... Dove cavolo, eh? 3 ore, 49 minuti e 25 secondi, raga. Tra l'altro non mi sono mosso di una virgola, fino a questo momento. Ditemi voi se è normale. Vediamo. No, raga. Ma che sto facendo? Raga, vi giuro, non ero io. Oh mio... Allora, o non mi ricordo, ma io vi giuro, mai nella vita mi sono svegliato e ho guardato... Dove stavo guardando? Perché poi? Non voglio più guardare questo video. Ma poi con gli occhi proprio luminosi, inquietantissimo, posseduto sotto ogni punto di vista. No, vabbè, non ho parole. Siamo a 4 ore, 26 minuti... E 15 secondi, raga, preparatevi perché sicuramente da qua è iniziato il vero problema. Finora cagate, fidatevi di me. Purtroppo è successa la stessa identica cosa dell'ultima volta, raga. Raga, io vi giuro potessi esplodere adesso. Ditemi voi se è normale. Porca vacca, si è di nuovo aperta la porta. Allora, lì non è un faro, è l'altra telecamera, raga. Ora, ditemi... Com'è possibile che la porta ogni volta si apra? Porca vacca. Per una settimana mi sono ripreso. Non è successo. Ieri notte di nuovo si è aperta la porta. Si è spalancata a casissimo. Però stavolta non mi sono svegliato perché non ha sbattuto. Ma raga, ho notato una roba orribile. Adesso ragazzi vi chiedo di fare attenzione a un movimento che faccio nel momento in cui si apre la porta, che ho notato, raga, inquietantissimo. E poi mi dovrete dire la vostra. Mi dovrete spiegare che cosa sta succedendo in sta cavolo di casa. Quando si apre la porta però io faccio un movimento di tipo un mezzo secondo. Ditemi voi. Guardate attentamente. Raga, avete visto? Ho tipo un mezzo spasmo e si apre la porta.
Ho i poteri o veramente c'è qualcosa che non va. Però, giustamente vi starete chiedendo, ma tu hai detto che ti ha svegliato quello che è successo. Praticamente, hanno iniziato a volare oggetti. Sì, lo so, non sto parlando di Hogwarts, la Harry Potter, raga, però vi giuro, mi sono veramente spaventato da morire. Guardatemi, raga. In questo momento. Avete... Raga, lo so, ok. Mi sono veramente cagato in mano. L'avete visto? Raga! Non so come descrivere sta scena. Allora, io da qua in poi, morto completamente. Proprio sotto ogni punto di vista, di nuovo come per l'ultima volta, mi guardo attorno tipo... Non è possibile, è successo di nuovo, ammazzatemi. Guardate, oltre le cose che passano, anche il comodino, raga. Lì capite effettivamente che ci sono cose che stanno sbattendo. L'avete visto? Ha completamente sfondato tutto. Ecco, lì ho proprio... Ho capito che ero fottutissimo. Qua poi mi sono alzato perché giustamente stavo morendo. Tantissimo. E alla fine, dopo aver controllato che effettivamente non ci fosse qualcun altro, sì, ero a casa da solo, stacco la ripresa. Non salutare che è successo un casino. Andiamo a guardare anche dall'altra telecamera. Andiamo nel punto che ci interessa. 4 ore, 26 minuti e... Raga, è orribile. Ve lo giuro, non so come definire sta roba se non segno della croce e vado in chiesa domani. Adesso sto provando anche a dare un'occhiata, ma non sembra essere successo altro. Diciamo che i veri casini sono successi dalla prima inquadratura. Oh, raga, che cavolo vi devo dire? Questo è l'audio dal momento in cui effettivamente gli oggetti hanno iniziato a schiantarsi. Ok, raga. Non so se si capisce che in realtà non sono poi così... Non si direbbe, ma in realtà sono arrivati molto violentemente, ve lo giuro. L'ultimo poi ce l'avevo accanto, quindi è stato orribile. Allora ragazzi, io direi di concludere qua. Vigliacca terra però. C'è sempre peggio. Ripeto, ho provato a riprendermi per tipo una settimana, ma non era successo nulla. Ieri notte invece, di tutto e di più, tutto in un colpo solo, e quindi... Eccomi qua. Detto questo, raga, fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Secondo voi, cos'è successo di nuovo per l'ennesima volta? E nulla. Io, come sempre, vi do l'appuntamento. Non saluto in questi episodi, raga, perché vi giuro, adesso io scherzo con voi, ma... Il pensiero che c'è qualcosa che non va qua dentro. Follia. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.